105. Allora, noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Sgambi. Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io. No, Vittorio, non l'abbiamo presa. Vittorio. Non c'è stato un referendum. No, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. No, okay. Però io ero in Parlamento e non ho votato nulla. Io... L'ha presa Ciampi e l'ha presa sei Prodi. Punto. Mi calmo, se le cose false. Ti prego, un attimo, fai parlare. Io non ho deciso. No, ma dice gli italiani, io sono italiano, no. io voglio la lira. Sono per la lira. Però non ci sei solo tu in Italia. Lui dice che ho deciso, non ho deciso un cazzo. Non ci sei solo tu qui. Vabbè, però Brambilla. Io sono per la lira. Allora, quello l'abbiamo capito. Anzi, chiedo gentilmente di non usare al pubblico il principio che uso più sia la vacca le sua, in embrianza, diciamo, in questo modo che tradotto in italiano vuol dire chi crede di più la mucca è sua, non è così. No, ma dico che gli italiani non freddi. È vero. Non è vero. Allora, gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum forse, ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, Sgarbi, non sono italiani. Dai, Vittorio però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ciampi guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, ho capito. Perché dico, io sono italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai, parla me la fai sentire puttana, però. Sono italiano o no? Parla capito, di me. Ma me la fai sentire però. Dici che usi la politica italiana di centrosinistra, Ciampi e Prodi è entrata nell'euro. Questo lo ascolto. Va bene, abbiamo capito. Ecco. Brambilla. E anche Berlusconi, se mi frega un cazzo anche di Berlusconi. Brambilla. Faccio l'ultimo tentativo. Sì. Allora. Non si scoraggi. No, vabbè, cioè. Non è. Questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone. Cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso! Dai, non sono candidato! Ho capito, Sgarbi, Vittorio! Ha detto gli italiani, io sono italiano, Vittorio, vai a casa, non Vittorio, rompere i coglioni! Vittorio, però, io non getto fumo, dai, tu lo getti! Vittorio, per piacere. No, dai. Siccome no, dice. No, no. Perché devo gettare fumo? No, io non voglio consenso. Non voglio essere eletto, che gli altri ti critichino. Ma parli per sé, dica che vuole l'euro, non parli per me, io non lo voglio. Stai mandando a quel paese in mezza Italia. Permetti ma non me ne importa un cazzo di mezza Italia, di un quarto d'Italia. Ho capito, ma non può parlare di me che butto fumo senza che rispondi ogni volta, no? Ti ho detto che volevo difendere Moretti, per me difendere la parte più difficile. Ho difeso Andreotti io. Mi pare possibile, che ho paura di difendere cause difficili. Ma non difendo l'euro. Ho capito, ma non ci interessa. Che parli ma di cose precise, ma non dica cose che riguardano me. No, però dai, veramente. Dai, facci questa cortesia. In democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero. Dai, ma non hai un andiamo pensiero. Andiamo dritti al punto. Va bene. Allora, gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo dicevano? Ma dove? Ma con chi? Ma chi? Ma che cazzo dici? Non parla degli italiani, parla della politica italiana. Parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo. Sei un conformista. Vittorio, posso fare io sono italiano. Senti, ma perché devo parlare per me? Posso fare? No, posso fare un discorso. Io sono tedesco, io sono svizzero. Posso fare un discorso serio? Sì. Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, abbastanza. Mi sembra di aver capito. No, allora dai, fammi questo. Era d'accordo. Mi fai? Non lo so, dai, ma prima era d'accordo. Ti prego, dai, fammi sentire anche gli altri, grazie. Ma dimmi che alternativa avevano con gli italiani. Se non lo volevano, io non lo volevo. Vabbè, ho ma fatto questa qualcosa. È una forma di intimidazione verso sono chi potente. Stavo in polenta, ho potuto decidere, no. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione. Sono vabbè. Il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Meno allora, uno, io adesso meno. Voglio sentire il parere di Brambilla, ma non che, voglio sentire il tuo. Dai. D'accordo, ma basta, che non parli dai, di me. Dai, grazie. Come dicevo, gli italiani... No, però lui non deve stuzzicare. Vabbè, allora c'è sempre ragione lui. Italiani. Gli italiani fanculo. Hanno avuto modo durante italiani. Questi anni di decidere... Fanculo. Ma dove la decidere? Loro... Dove? Vabbè, ho capito, però veramente, no, sul serio, Sgarbi. Ma perché non parla? No, però questo qui è una forma che non è no, accettabile. No, la sua, dice sempre no, la stessa non cosa. Non è accettabile, questa cosa non è accettabile, quindi... Ma gli italiani, lo volevate l'euro? Non lo volevate l'euro? Ho capito. Allora non parla per altri, vabbè. Parla per gli svizzeri, vabbè. Per i tedeschi, vabbè. Per le capre. Mi dispiace come? Che tu stasera faccia così, mi dispiace. Ma sono serenissimo. No, non sei sereno per niente, mi dispiace, lo trovo una forma molto prepotente e autoritaria di stare in uno studio televisivo, va bene? Ok. Allora dicevo, l'euro è stata una scelta sulla quale gli italiani hanno avuto modo di esprimere il loro parere tante volte. Nessuno ha vietato agli italiani di fare un referendum sull'euro. Non si può fare. No? Non si può fare. Vabbè, non è possibile.
Non è vero, Matteo. Adesso... Non si può fare, si può fare contro la Costituzione. È contro la Costituzione. Va bene, referendum sui trattati internazionali. Va bene. Noi possiamo dire che non ci piace l'euro, però, no? Sì, lo siamo facendo. Un referendum consultivo. Volevo diciamo. Dire questo. Si può fare un referendum consultivo. Volevo dire in questi termini, chiedo scusa. Non è quello che vuole fare Grillo, almeno voleva fare Grillo, era un referendum consultivo. Quindi noi possiamo protestare da questo punto di vista, però io credo che la costruzione dell'euro ormai abbia raggiunto un punto di non ritorno. Credo che ormai l'euro sia diventato, per tutta una serie di motivi che adesso è inutile star qua a argomentare questa sera per ragioni di tempo, un processo dal quale è quasi, lasciatemelo dire, quasi impossibile tornare indietro, perché le conseguenze che avrebbe un paese dal tornare indietro dall'euro rischiano di essere conseguenze difficili da prevedere, difficili, complesse. Si mettono a rischio tantissime cose, per esempio pensate di trasformare il debito che oggi abbiamo in euro nella nuova moneta che probabilmente sarebbe svalutata, no? Nel momento in cui dovessimo cambiare, ci troveremmo davanti a un moloch di debiti spaventosi. La mia personale idea è, anziché come al solito fare gli italiani piagnoni, gli italiani che immediatamente debbono arrendersi di fronte a certe difficoltà, io propongo una strada diversa, che è quella di dire proviamo, anziché a subire questi fenomeni, a cavalcarli, a farli nostri, a cercare di reagire alla situazione. Se noi intraprendiamo atteggiamenti di questo tipo, che io definisco virtuosi, probabilmente vivremmo anche meno questo disagio che oggi stiamo provando, no? Lo sentiremo in modo diverso. Certo, dobbiamo cambiare alcune regole del gioco che governano oggi il nostro paese. Allora, dato che c'è questa regola del gioco dei super manager, dopo ci torniamo, perché per me invece un argomento, al contrario di quello che pensa Sgarbi, in cui tutti sono d'accordo, è un argomento molto complicato. Moretti può e deve guadagnare quei soldi, perché per cambiare il meccanismo anche cambiare come funziona la macchina dello Stato, e questi stipendi vanno cambiati? Se mi ridai la slide te lo spiego subito. Facciamole vedere, rifacciamo vedere gli stipendi per piacere. Voi avete messo nella stessa slide delle aziende come l'ENI e la zecca dello Stato. Per me avete mischiato le pere con le patate. Avete messo insieme, avete fatto un purpurì dal quale non si capisce quale di quelle aziende lì sono in realtà aziende private, dove lo Stato avrà anche una golden share, ma sono realtà private, da aziende che sono in realtà aziende di diritto pubblico, no, sono aziende dello Stato a tutti gli effetti. Allora, no, per le aziende che sono di diritto pubblico, Sono tutte di nomina pubblica, no, cioè è lo Stato che esprime quegli amministratori delegati. Sì, per la golden share, ma sono realtà che sono state quotate in borsa e che devono competere in mercati privati. La zecca dello Stato non compete in nessun mercato privato. Sì. Paolo Scaroni con l'ENI sta competendo in mercati privati. Quindi la mia idea è, se sono manager di aziende di diritto pubblico o che fanno un'attività prevalentemente pubblica, vale quello che ha detto Vittorio Sgarbi, e condivido al 100% quello che lui ha detto. Se invece siamo di fronte ad aziende, lasciatemelo dire, come l'ENI, non sono d'accordo, perché il signor Paolo Scaroni è un signore che ogni anno fa distribuire in Italia 5, 6, 7, non lo so quanti miliardi di euro, è un regista dei mercati petroliferi. Il mercato a tutto piano. E quindi Mauro, secondo Moretti, me, però, se lo guadagna tutto. Mauro Moretti? Però. Sì, vabbè. Voglio chiedergli un parere su questo. Forse è la situazione più ambigua, ma dato che le Ferrovie dello Stato hanno sempre perso una montagna di soldi e adesso con l'arrivo di gente come Moretti le Ferrovie dello Stato hanno smesso di perdere una barca di soldi, io dico che il suo stipendio, se lo andiamo a paragonare con quello degli altri direttori di strutture simili europee, credo che lo scostamento non sia così rilevante e importante. No, e quindi probabilmente può essere più giustificato.